Quella della prefettura di Salerno è ormai una macchina dell'accoglienza efficiente e perfettamente rodata. È quanto affermato dal comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Gaetano Angora, l'indomani del 12° sbarco dei migranti al molo Manfredi di Salerno, dove una nave norvegese ha condotto 1.017 immigrati, tra i quali 785 uomini, 125 donne, 107 minori. I migranti sono stati ridistribuiti sul territorio nazionale seguendo un piano di riparto disposto dal Ministero, 150 in Campania, 50 in Emilia-Romagna, così come altrettanti nel Lazio, Marche, Liguria e Toscana, 150 in Lombardia, 100 in Piemonte, altrettanti in Veneto, 200 in Puglia, 20 in Abruzzo e 30 in Calabria. In futuro sembra prospettare un aumento del flusso migratorio sul nostro territorio e nel nostro Paese. Probabilmente è il know-how principale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Noi facciamo salvaguardia della vita umana in mare, salvaguardia che prescinde dal colore, dalla razza, dalla religione. Chiunque emette un maio a mare viene aiutato. È ovvio che poi le circostanze vogliono che le nostre motovedette si allontanino per centinaia di migliaia di miglia, perché in molti di questi casi i soccorsi vengono fatti fin vicino alle coste libiche per poi portarli nel nostro Stato. Salerno qualche giorno fa ha ospitato l'ennesimo sbarco, evidentemente la macchina della prefettura è talmente efficiente che nonostante il porto di Salerno sia a latitudini abbastanza alte venga utilizzato come sbarco di migranti.